Riprendere la corsa verso il terzo posto è l'obiettivo del Pescara che, smaltita la delusione del Braglia, prepara il match di dopodomani contro il Siena, una delle principali delusioni di questo campionato. Terzo posto difficile, ma avere lo scontro diretto col Cesena in casa il prossimo 12 marzo può essere un vantaggio, senza dimenticare che tra le due c'è anche l'Entella e che l'Ancona pressa a un punto di distanza dal Delfino. Ieri mattina e stamani la squadra si è allenata al Lughetto di Febo di Silvi. Auteri sembra aver trovato la quadra coi tre centrocampisti di ruolo, De Risio davanti alla difesa, Pompetti e Pontisso mezze ali, e ripartirà da questo assetto, avendo però il solito neo, la mancanza di alternative, visto che Memushai non ci sarà, anche se il suo rientro è imminente, e Diambò, che stamani non si è allenato a pieno regime, se ci sarà, non sarà al massimo. Con la squalifica di Drudi, Iannes e Gherardi si giocano il posto al fianco di Ingrosso. Davanti la novità più importante dovrebbe essere il rientro tra i titolari di Franco Ferrari, che dopo l'espulsione di Fermo ha saltato due partite, quella di Pesaro per squalifica e quella di Modena per scelta tecnica, essendo rimasto in panca per tutti i 90 minuti. In casa Siena altro momento complicato. Le sconfitte con Carrarese ed Entella e lo 0-0 al Franchi con la Viterbese hanno frenato l'effetto Padalino, terzo tecnico stagionale dopo Gilardino, silurato dopo il match d'andata con Pescara, 17 punti in 11 gare, la miglior media punti dei tre, 1,55 a partita, e Maddaloni 6 punti in 9 partite con ben 7 sconfitte consecutive. Per la gestione Padalino sono 12 punti in 9 gare, un avvio incoraggiante col Siena che era tornato tra le prime 10, ma ora è di nuovo fuori dalla zona playoff. All'Adriatico sarà assente il difensore Terigi, per la sua sostituzione sono in ballottaggio Farkas e Dumbravanu, quest'ultimo con un trascorso nella primavera biancazzurra. Da valutare Bani e Crescenzi, mentre è pronto al rientro in mediana Pezzella. Abbondanza in avanti con Padalino che dovrà scegliere tra Paloschi, Ardemagni, Poker ieri alla primavera, Guberti, Tripletta, Caccavallo e Fabbro. Direzione di gara a Gianluca Grassoni e Ariano Irpino, che non ha mai incontrato le due squadre. Circa i precedenti all'Adriatico, il Pescara ha 6 vittorie, 2 pareggi ed un solo KO datato 13 aprile 2013 in Serie A 2-3 col gol partita nel finale di Emegara. L'ultimo precedente nella stagione successiva in Serie B, 10 maggio 2014, Pescara-Siena 1-0 con rete di Sforzini. Gara speciale per il vice di Auteri, Cristiano Del Grosso, fresco di ritiro a inizio stagione. Il Siena è la società con cui ha avuto più presenze in carriera, 155, delle quali 114 in Serie A.